Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di 5 serial killer italiani che hanno fatto la storia. Allora, partiamo col presupposto che, facendo alcune ricerche sia su internet che su YouTube, quasi mai nessuno parla dei serial killer italiani, anche perché tendono a parlare sempre di serial killer stranieri, specialmente americani, che poi sono la maggior parte tutti americani, non si sa perché. Vabbè, insomma, praticamente non perdiamoci troppo in chiacchiere. Diciamo, il primo serial killer che veramente ha fatto la storia è Roberto Succo. Roberto Succo, che è nato nel 1962 a Venezia. E all'età di ben 19 anni, nell'81 praticamente, il 12 aprile dell'81, un giorno lui si svegliò, cioè così dal niente, e uccise la madre con ben 32 coltellate, cioè non una, due, giusto per uccidere una persona, no, 32, cioè proprio, cioè, io mi stancherei già dopo, cioè già per uccidere una persona ce ne vuole, cioè ci vuole coraggio, oppure devi essere pazzo. Ma 32 coltellate, cioè cazzo, mamma mia, mi sta proprio incazzato con la mamma. E dopo aver ucciso la mamma, attese il padre che tornasse da lavoro per poi piantargli un'accetta in testa, pure al padre, cioè poveraccio, lui si è spaccato la schiena per tutta la giornata e nonostante ha un figlio coglione, il figlio lo deve pure uccidere, vabbè. Insomma, praticamente, niente, lui uccide i suoi genitori e poi li butta all'interno della vasca da bagno per poi riempirla d'acqua e candeggina per coprire la puzza di putrefazione. Insomma, passa tantissimo tempo e ovviamente, lasciando due cadaveri, cioè nell'acqua, iniziano a provocare un tanfo nauseante. E quindi, a causa di questa, diciamo, non aveva curato bene questo dettaglio, lui di conseguenza, cercò di scappare da Mestre, che era il paesino in cui viveva. Un paesino, diciamo, molto più piccolo. Lui scappò da Mestre per andare a San Pietro al Natisone, che è in Jugoslavia. Insomma, lì poi fu beccato. Infine lo dichiararono infermo mentalmente e quindi di conseguenza fu ricoverato in un ospedale psichiatrico. Ma ovviamente qui non finì la sua storia perché il 17 maggio dell'86, cioè praticamente dopo 4 anni dalla sua carcerazione, 4-5 anni, niente, lui diciamo approfittò di una specie di permesso che ebbe per fuggire completamente e non, cioè, e ovviamente approfittando di questa occasione si andò a rifugiare in Francia dove diciamo grazie ad alcune sue conoscenze ebbe dei documenti falsi per poi non essere beccato per un bel po' di tempo. Però il problema è che durante diciamo la sua permanenza in Francia continuò ad uccidere e uccise un brigadiere della Gendarmeria Nazionale e un medico, un ispettore di polizia e due adolescenti di 17 anni. E niente, infine però ovviamente 13 ragazzi non bastavano per poi infine la notte del 22 o il 23 maggio dell'88 si suicidò. Riempendo un sacchetto di plastica, di gas, per poi strozzarsi. Cioè, insomma, praticamente dopo un grande proprio, cioè dopo un elenco enorme di vittime, si è suicidato, cioè mortacci. Secondo serial killer. Il secondo serial killer è Maurizio Minghella, che è nato nel 1958 a Genova. Praticamente quest'uomo, allora tutto iniziò dall'età di 6 anni, quando i suoi genitori si separarono e la madre dovette crescere, incluso lui, ben 5 figli. Poi ovviamente col passare del tempo conobbe un uomo con cui poi si sposò e divenne il loro, diciamo, padrino. Purtroppo quest'uomo, alcolizzato e molto violento, lasciò una brutta e cattiva, diciamo, idea della società. E quindi di conseguenza, Maurizio Minghella, diventò, col tempo, con l'avanzare dell'età, sempre più cupo, diciamo, di carattere, finché poi non perse uno dei suoi fratelli durante un incidente, davanti ai suoi occhi. Quindi di conseguenza questo fu un grave trauma durante la sua vita. E in più non fu, cioè questo fu uno dei tanti traumi che ha subito prima che diventasse un vero e proprio serial killer.
Infatti, dopo la morte del suo fratello, di uno dei suoi tanti fratelli, perse anche la moglie, incinta di suo figlio, che morì a causa di un'overdose di farmaci. Insomma, un insieme di tutti questi traumi modificò il suo aspetto di vita e quindi anche la sua, diciamo, la sua mente, fino a renderlo altamente instabile per poi uccidere definitivamente 10 donne, o meglio prostitute, che, diciamo, non so per quale motivo, diciamo, si accanisse così tanto contro, cioè, nei confronti delle prostitute, ma diciamo la sua firma, o meglio il suo modo di lasciare l'impronta per ogni omicidio che lasciava alle sue spalle, era quello di infilare una penna all'interno del retto della donna. Quindi provate a immaginare che cosa combinasse al corpo della vittima dopo che era priva di vita, appunto. Terzo serial killer, o meglio, sono due, ed entrambi sono conosciuti col pseudonimo di Ludwig. Entrambi sono due ragazzi che erano sul procinto di laurearsi e quindi non avevano, cioè, nessuno avrebbe mai pensato che fossero sospettati o fossero in realtà i serial killer di questa enorme strage. Principalmente loro iniziarono ad uccidere nel 77 per poi smettere, cioè hanno smesso, cioè perché furono arrestati nell'84. Ma in questo arco di tempo il numero di vittime è altissimo. Infatti tutto ciò iniziò con un barbone che infatti, non sapendo come, diciamo, come uccidere una persona, non avendo esperienza, gli diedero fuoco. La seconda vittima fu un povero cameriere omosessuale che fu coltellato ben 30 volte alle spalle, e la cosa, diciamo, che impressionò, diciamo, la polizia, diciamo, gli investigatori, è che due lame, o meglio entrambi gli serial killer avevano una lama ciascuno, quindi di conseguenza entrambi ficcarono entrambe le lame alla stessa altezza della tempia. Ciò, vabbè, c'è proprio roba da pazzi. E in più, il 12 settembre del 79 uccisero un altro ragazzo che probabilmente, qui è, non, cioè, è scritto, era un tossicodipendente, e niente, lo accoltellarono una decina di volte. Una decina di volte, così, raga. Poi la quarta vittima fu Alice Maria Beretta, fu uccisa a Vicenza, e questa era una prostituta, e gli fracassarono il cranio, uno con un'ascia e l'altro con un martello, roba da niente, insomma. Poi nell'81 uccisero Luca Marinotti, che era praticamente un altro tossicodipendente, e poi il 20 luglio dell'82 uccisero un prete, sempre a Vicenza, anche lui con una marea di coltellate, e in più asportarono alcuni organi, vabbè, macello. 26 febbraio dell'83 uccisero un altro prete, Don Armando Bison, nel Trento. Poi il 14 marzo dell'83 diedero fuoco praticamente a un cinema porno, si dice porno? Un cinema, diciamo, a luci rosse, dove praticamente 32, cioè tutte le persone che c'erano all'interno, tra cui 32 erano i feriti, o meglio gli ustionati gravemente, e 6 sono morti. Quindi diciamo che fino adesso siamo a quota 8. 1, 2, 3, 4, 5, sì, 8 o 9. 9, scusate, che gaff. E infine, diciamo, non contenti, sfuggirono dall'Italia per andare ad Amsterdam, dove uccisero ben 13 persone. Qui non sono neanche elencate perché, cioè, sono tantissime, e siamo arrivati già a quota 14, cioè una cosa assurda. In più, non contenti, infine nell'84 uccisero una ragazza che no, non uccisero una ragazza, cioè uccisero una ragazza, cioè praticamente fecero un ulteriore attentato dove a Monaco di Baviera, dove praticamente ci furono 7 feriti, e l'unica persona che riuscirono ad uccidere era l'unica sfigata, era Corinne Tartarotti, che praticamente si è ritrovata all'interno di questa scena del crimine dove è stata seviziata a morte. Serial killer. Il quarto serial killer, o meglio conosciuto come Donato Bilancia, detto Walter,
per soprannome che gli è stato dovuto a causa non soltanto delle vittime che ha procurato in giro per l'Italia, ma anche perché cioè, venne soprannominato così perché aveva un grave vizio d'azzardo e quindi di conseguenza fece alcune rapine che ammontano su per giù a 58, quasi a una sessantina di milioni di lire. Niente, praticamente tutto ciò succede cioè le sue prime vittime vanno dal 1997 al 1998 e sono ben quattro vittime. Poi fu, diciamo, beccato e quindi fu arrestato, per poi, dopo la sua scarcerazione, continuò ad uccidere, uccidendo ben tre prostitute. Non contento, continuò ad uccidere e fu soprannominato il mostro della Liguria. Infatti, lui continuò ad uccidere, ma il suo, diciamo, aveva una tecnica ben fissa, per le sue vittime. Dovevano essere principalmente solo e unicamente donne, e in più il metodo consisteva che lui cioè, diciamo, le stalkerava per un determinato periodo per capire quali fossero le loro abitudini, e diciamo, l'ambientazione, la zona in cui dovevano ucciderle erano all'interno di un treno, dei vagoni. Quindi lui aspettava che, per esempio, la vittima dovesse scendere dal treno e lui la prendeva, la strattonava e poi la coltellava o non so come. Serial killer. Il quinto e ultimo serial killer è il mostro di Firenze. Il mostro di Firenze che ha un curriculum bello carico e un numero di vittime pari a 14 o 16 vittime. Il problema è che non ho mai capito perché dicono 14 o 16, cioè due persone in più, due persone in meno fanno la differenza. Cioè, io non capisco, cioè, si parla di vite umane e questi mettono 14 o 16. Vabbè, comunque. Niente, il mostro di Firenze è, cioè, diciamo, avvolto in una specie di leggenda, perché allo stesso tempo, diciamo, quest'uomo ha ucciso ben, cioè le sue vittime erano unicamente delle coppie che, diciamo, esibivano delle infusioni in pubblico, o meglio, si appartavano in zone, diciamo, un po' lontane dalla città, perché tutto ciò, la maggior parte degli omicidi sono avvenuti nelle zone limitrofe di Firenze, quindi in tutto intorno, cioè intorno nelle vicinanze di Firenze. Ovviamente, diciamo che le coppie, come già detto, erano solo e unicamente un uomo e una donna che, diciamo, nell'atto in cui si stavano approcciando, lui ne approfittava della situazione per freddare l'uomo e seviziare la donna. Ovviamente le vittime venivano sempre, come tutti gli altri serial killer, sbudellate, cioè proprio seviziate. E ovviamente, dopo, diciamo, le prime due coppie, quindi, cioè, dopo che uccise le prime due coppie, per Firenze si respirava un'aria proprio pessima, perché, diciamo, tutte le coppie avevano paura anche a baciarsi in pubblico, perché pensavano, cioè, non si poteva, non sapevano chi potesse essere, perché appunto, diciamo, non potendo dare una non, cioè non potendo attribuire la colpa a qualcuno, perché erano tutti, cioè nessuno aveva, tutti avevano un proprio alibi. Ovviamente non potevano mica mettere in carcere l'intera popolazione di Firenze. E quindi di conseguenza, non avendo una propria pista di indagini, diciamo, gli omicidi continuarono per parecchio tempo. Infatti, l'arco di tempo in cui avvengono gli omicidi sono dal 68 all'85, cioè, raga, per 20 anni, cioè per quasi 20 anni. Questa persona ha continuato ad uccidere queste coppie. E in più pensavano che, diciamo, gli esecutori, di questi omicidi fossero Mario Vanni e Giancarlo Lotti, che erano chiamati compagni di merende. Poi, ovviamente, cioè, capirono che non erano loro e incolparono Pietro Pacciani, che infine fu condannato per primo grado e più. E per tantissimi ergastoli. Infine, lui, cioè, il tribunale di Firenze comprese che non era neanche Pacciani, perché fu ritrovato, dopo che fu scarcerato, fu ritrovato morto nella propria abitazione. Quindi, ragazzi, diciamo che
Il mostro di Firenze è sempre rimasto nel mistero e di conseguenza molto probabilmente dovrebbe essere anche ancora a piede libero perché non è mai stato ritrovato. O meglio, se è stato ritrovato è stato ucciso oppure non so che fine abbia fatto. Insomma, raga, è un casino della Madonna perché non è mai stato ritrovato. Cioè, già solo pensarci, fa che nella mia città è che aspetta che io scendo per andare a fare la spesa e mi uccide. Ah! E ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo commento qui sotto e niente, quindi spero che davvero il video vi sia piaciuto e volevo informarvi che appunto cioè, avrò una continuità, quindi ogni 2 giorni pubblicherò un video, poi se non ho veramente un cazzo da fare lo pubblicherò ogni giorno. Ovviamente diciamo che mi ruba un bel po' di tempo perché tra registrazione e montaggio ci metto un bel po', quindi ci metto tipo quelle 3 ore perché ovviamente ci vuole un po', ci vuole dedizione, ma alla fine è una cosa che mi piace, quindi boh, continuerò a farla finché mi piace, cioè finché avrò voglia. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo commento, come ho già detto, boh, forse già 3 volte, e niente, quindi ci si vede nel prossimo video, ciao!